Salve a tutti amici del MotoGP Daniel Riders, bentornati nell'ultimo appuntamento di pre-season, circuito di Moteghi, round 3, lobby B, qui al mio fianco in cabina di commento, l'ESP 111 e Davide Gagliuso. Buonasera, carichi, carichi! Ciao Ci ragazzi, siamo, buonasera. ultimo appuntamento di pre-season, ricordiamo 8 e 9 piloti saranno divisi in due per l'appunto categorie, avremo la Talent League il martedì, e la Sprinter League il venerdì. Leo, prego per il tuo favoloso e classico giro spiegazione insieme a Davide. Andiamo allora. Dai, dai. Subito, subito ci lanciamo nella curva. Vabbè, ci arriviamo dopo a spiegare l'ultimo settore. Andiamo subito a vedere il primo. Tra l'altro uso Valentino perché è arrivata un po' la notizia bomba ieri. Correrà fino al 2020, il vecchietto di casa Yamaha. È veramente un pazzo scatenato. Andiamo a vedere allora il circuito di Moteggi, Twin Ring. Subito un doppio destra come inizio. Giro, occhio al colltore esterno. Qua possiamo anche toccarlo. C'è chi lo tocco. Chi lo tocca. Staccata abbastanza violetta. Qua punto di sorpasso importante, Curva soprattutto per i primi trick. giri. Curva trick, Curva curva trick tricky. questa. E si esce. Terza, quarta. Non si mette la quinta perché si stacca. Si stacca. Non lì, non l'ho staccato io. Sotto il poste Tissot, via larghi sulla sinistra per buttarsi questa compressione di destra. Occhio al cordone esterno qui perché è molto molto pericoloso. Occhio alla chicane sinistra, poi destra. Qua il trick va fatto con il corpo. Poi si va in su di nuovo per questa, per quest'altro, diciamo, tornantino di 180 gradi che ci rilancia su un altro rettilineo di più o meno 300 metri. Tornantino che ha visto la caduta mercoledì di un protagonista della Lobby A, Luigi 48GP, che ha perso le speranze di vittoria. Quindi occhio a quella curva. Altro rettilineo. Staccata spettacolare questa, violentissima, molto molto bella perché è seguita da un'altra curva spettacolare sotto il Porte d'Allop. Terza, si tocca, si sfiora il cordone interno. E poi l'ultima curva, un sinistra, un destra. Rapidissimo! Ah, è un botto clamoroso. Rapidissimo, è un botto clamoroso. 39,7 intanto la pole position. Fra, se vuoi andare a riepilogare, com'è andata Sì. Prima questa posizione per seconda? Vindex 813, pole momentanea 1,39,723, secondo Ivan a 3 decimi, terzo Valex a 8, quarto Andrea, un secondo e due, restano Adrian e Chenille senza tempo a sentire la serata, il buon marcio, il buon Matteo Pittaccio. Novità di questa lobby, persone che non abbiamo visto magari in altre occasioni, abbiamo Chanil, novità del forum, diciamo, Adrian e il resto della lobby, tutti amici di vecchia data. Eh sì. Adrian che purtroppo nel round italiano del Mugello non ha corso per problemi di connessione. E quindi si arriva da una lunga pausa di una settimana. Due Eh sì, aveva fatto settimane. terzo Erez, diverso è andato invece per Ivan e Vindex, i due rispettivamente eterno secondo ed eterno primo, 40 punti in classifica generale per il pilota che in questo momento si trova davanti a tutti, 50 tondi tondi per Ivan che in questa sera ha l'opportunità di confermare il primato, dovesse fare meglio del secondo posto, infatti sarebbe solitario davanti a tutti nella classifica della pre-season, con un secondo posto invece sarebbe a pari merito con Luigi, dovesse fare diversamente sarebbe giù rispetto al pilota compaesano. Vinex è già in 1.39.723. Davide, è un Intanto Ivan tempo che si abbassa può di un decimo. battere? 39,7, diciamo che come primo tentativo è veramente fenomenale, ha fatto un tempo ottimo. E in prova tempo ha girato più veloce, Michael ha detto che ha fatto 39,4, Michael e Vindex, ricordiamo.
E online devi fare il giro della vita per fare un 39,4 che ha replicato anche in prova tempo, quindi direi che sarà difficile scendere. Però Quindi abbiamo un podista di sport, che è Ivan Gamer, è futuro lottatore per la Sprinter League, credo. E tra anche se siamo l'altro, sulla pre-season, darà il massimo per battere Vindex, secondo me. Leo, Davide, volevo farvi notare un fatto abbastanza atipico che non avevamo mai visto fino a questo momento in Adrian. pre-season. Abbiamo Adrian 396 nel frattempo, abbiamo addirittura 4 Ducati sui 6 piloti che correranno stasera, quindi più della metà della griglia, tutte Ducati. Davide, cosa ne pensi di questa scelta? Penso che abbiano fatto un'ottima scelta perché a inizio gioco, quando l'abbiamo preso in mano, la Ducati sembrava un po' una ciofeca. Intanto Vindex 39,5, Tempo. 39,5, gran tempo. Comunque, continuando il discorso, la Ducati sembrava un po' una ciofeca perché arrivando da un gioco come Valentino Rossi The Game, dove la Ducati non era al massimo, quest'anno si è rivelata essere una delle moto migliori, scoprendo il gioco. E quindi fa piacere vedere tre Ducati rispetto sempre alla solita Yamaha. Quindi è una Speriamo di cosa vederla anche per il bella, campionato, speriamo, no? dai. Eh sì. Speriamo, Nel speriamo frattempo, perché Vindex ha dato gran 2,5 decimi alla pole del round 3 della Lobby A, dove la pole fu di Timo, pilota tedesco, anche lui finalista eSport, in 1,39,757, un 39,523 di Vindex, davvero incredibile. Immagina un Adrian che fa un tempo 1,5 decimo più lento e addirittura non è in pole, pur essendo un tempone. secondo me dovrebbero rimanere così, non penso che scendano ancora. Penso che Michael si sia già intascato la pole con questo tempone. Nel frattempo, nelle retrovie, tra virgolette, perché si tratta di quarto e quinto posto, Valex ed Endri in lotta per l'accesso alla Sprinter League. Sono entrambi due contendenti per ambire agli ultimi posti della massima competizione, che ricordiamo si terrà il venerdì. E niente, Valex fresco di un grande secondo posto al Mugello, che l'ha portato ai 33 punti complessivi in classifica generale. Quei 20 del Mugello sommati appunto ai 13 di una quarta posizione Eres. Se vi do ragionil, intanto io ne approfitto per salutare Giacomo, Mark Vale, Gianluca e Pets Boy. Visto che siamo di più a vedere live, magari, non so, se volete farvi salutare, scrivete in chat e se volete farci Ciao anche qualche ragazzi. domanda. Vediamo i ragazzi in chat, ovviamente. Ricordiamo che dalla settimana prossima inizieranno i campionati, ancora una volta, martedì Talent League e venerdì Sprinter. Sarà davvero tanta tanta roba. Tra Lunedì l'altro, aspetta, invece, tra l'altro, aspetta, cosa esce lunedì? Cosa esce lunedì? esatto, lunedì video riguardante MotoGP 18, di cui Finalmente. andremo un po' a parlarne, a cercare di scovare qualche news, qualche piccola sottigliezza. E vedremo un po' di farvela sapere. Mark Vale scrive: Michael l'ha cambiato quel numero orrendo. Ne approfitto per dire che l'ha cambiato, sì. E visto che non Grazie sopportavo più neanche quella sua livrea, quella Ducati, gli ho fatto una livrea alla Trudy Performance. E niente, oggi la sfoggerà. Vediamo se la sfoggerà dalla prima fila, dal primo posto. O più là, occhio ad Adrian Leonardo arrivi. Trudi. Allora, Leonardo due Trudi. domande fresche fresche dalla chat, vediamo di farle in questo minuto rimasto. Ducati più facile da trickare secondo voi? Lascio la risposta a Sì, Davide. assolutamente sì. Perfetto. Pets Boy invece, secondo voi il MotoGP 18 metterà nel flag to flag? Qui la possiamo dare tutti e tre la risposta, per me Mai nella vita, guarda. Cioè, no. nei nostri sogni sì, però purtroppo nella vita Sì, è solo reale lì purtroppo. Ultimi 30 secondi, posizioni al momento invariate. Però alla fine quelle sono piccolezze, no?
sono particolari che fanno la differenza, che sono belli, che rendono il gioco più realistico, ma io mi concentrerei più su mettere una visuale sono fronzoli. spettatore o mettere delle gomme a modo, nel senso che le Prestazioni morbide, pari. le pressioni pari, i consumi vanno ancora un attimo rivisti. Mentre parliamo, finisco nelle Q invece, vado a fare un piccolo riepilogo veloce. Con i sei piloti in quest'ordine, Vindex 813, il Pullman di questa Lobby B in 1.39.523, a seguire lo spagnolo Adrian a 177 millesimi, Ivan, Bello. Alex, Andri e Janil a 177 millesimi. Ora, cioè, poteva essere un distacco più difficile da dire in 7 secondi, 167 millesimi. Sei tutto pronto, fra... Procederei ad avviare la lobby. Vedo Grande. che tu sei tutto pronto, Giacomo nel quindi... frattempo scrive: io spero che metteranno il meteo dinamico e la vedo anche abbastanza difficile, No, perché... nonostante, cosa che ricorderemo ovviamente anche sul video di lunedì, cambierà il... come che si chiama? Motore grafico. Bravo, ci sarà la Real Engine, il 4 se non erro, che è stato già testato su MXGP, dove c'è il meteo dinamico. Solamente che su MXGP è un Un'altra cosa. discorso più semplice. È un'altra cosa. Anche perché dovrebbero mettere il flag to flag se mettessero, se dovessero mettere il meteo Esatto. dinamico, quindi Magari anche la partenza anticipata, un po' come Formula 1, il rilascio della frizione Quello manuale, sarebbe però bello, ad la vedo esempio. un po' Magari più online un po' il complicata. panico con lag, connessioni, eccetera, perché già sti Mamma mia. server non è che siano chissà che. Gente che parte prima. Ultimo semaforo rosso della pre-stagione. Siamo pronti. Dalla settimana prossima ci farà sul serio. Le Scusate. massime competizioni. Vai, Leo. Ci siamo Ultima allora? partenza della pre-season. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Si parte 200 metri che dividono la prima fila dalla prima curva. Occhio, si parte a missile. Occhio ai primi treni là davanti, ma occhio anche alla seconda fila. Potrebbe venire su qualcuno. È proprio una Ducati a girare per prima, forse. C'è da seguire però l'evolvere della gara, di queste prime curve fondamentali. Per decidere anche un po' il ritmo e chi ne ha per stare davanti. Chi è davanti? Voi riuscite a vederlo? È Ivan. Ivan, secondo Ivan, Adrian Adrian. e Vindex terzo. È Dalla Ivan chi seconda, cerca di quarta fuggire. posizione. Ancora Adrian e Ivan in lotta, quindi Michael è lì dietro appiccicato. Vediamo adesso se Valex ed Andri riescono o meno a tenere il ritmo dei primi. Perché in questo momento si stanno dando fastidio. Potrebbero fare il Sì, colpaccio, per quelli. Andri che io pronostico un quarto posto di Andri. Vediamo cosa succederà. E mettiamo a questo Quotato 1-0-1. punto. Se la fuga da parte di Ivan ha già guadagnato qualche metro, l'importante è non darsi fastidio, ricordiamo per le prime tornate, perché il passo dei piloti è pressoché lo stesso, questi livelli. Una minima perdita di tempo può essere fatale. Veniva scatenato dopo le due vittorie a Jerez e al Mugello. Vuole fare il Tris e portarsi a 75 punti tondi tondi. Vediamo però se Michael fino a questo momento 2 secondi posti per lui e Adrian un terzo posto e non classificato glielo permetteranno. Ivan Vindex si stabilizza la posizione in questo momento. Giro veloce di Ivan da fermo 1.43.008. Com'è da fermo da? Buono, adesso non ricordo sinceramente, però è normale. Dovrebbe essere Sì. buono perché fare da fermo un buon tempo non è facile, perché soprattutto bisogna muoversi per farlo, quindi... Vabbè, Quanto fai schifo. comunque, niente. Io ti aspetto questa curva qua, solo questo passaggio, perché poi andremo a cambiare punto. Insomma, andremo al T2, dove riusciremo a Passano qui vedere da più me, i curve. primi tre sono tutti attaccati. Sono tutti Qualche metro attaccati, di eccoli qua. distacco Eccoli invece qua, eccoli per qua. il duetto Valexander. Sono veramente attaccatissimi con Vindex che chiude il trio di testa.
Vindex che sembra attaccatissimo ad Adrian. E potrebbe essere il suo il primo sorpasso per cercare la, insomma, la leadership della gara. Mentre in questo momento, esatto, va verso il terzo. Si va verso il terzo giro. Attenzione, perché forse Ivan ha sbagliato qualcosa. E infatti Pindex è già passato Adrian ed è già all'attacco di Ivan. Ed è lotta aperta. A questo punto della gara siamo ancora in tempo. Previsione per i primi tre. Ordine. Vindex, Ivan, Adrian. Vindex 1:40.00 per tempo, tempo alto. È già primo. Mamma mia, guarda che mucchietto lì, sono tutti vicinissimi. È già primo. Mi sa che ha allungato un po'. Leo, pronostici. Io dico lo stesso di Davide. Per me finisce esattamente. Allora io vado con Adrian, prima vittoria. E poi Ivan in difficoltà. Sono attaccati, se stanno suonando di santa ragione. Adrian è secondo al momento. Già perde due posizioni in due settori o tre, non è un'ottima cosa, vedo che però si rifà subito. Io sono molto curioso di vedere in questo momento l'atteggiamento sia di Ivan che di Adrian, perché lasciare davanti Michael non è facile. Allo stesso tempo però non devono assolutamente darsi battaglia, perché ne ha per andarsene il pilota siciliano. No, guardavo il vale e mi è venuto in mente Cremonini con la sua canzone 46. Ivan su Vindex. Ivan l'ha già ripreso. Vindex non riesce a perdere il suo ritmo. Ma sbagliato. Corretto. Vediamo. Aspetto qua. Io fossi stato in Ivan l'avrei fatto. Eccoli, perché c'è Ivan che lo ripassa all'interno su Vindex. Vindex ci riprova a Tornantino e ce la fa. L'ha passato. Incredibile lotta tra due italiani e lo spagnolo. Adrian ancora su Ivan, che subisce l'attacco forse inaspettato da Vindex. Non me l'aspettavo un sorpasso, quella curva lì. Arrivano tutti e tre attaccatissimi. No! Incredibile, no, caduta! Vindex. Con Vindex che perde l'anteriore, spinge fuori Ivan! E allora è Adrian! Che va da solo! Va da solo Adrian! Ivan che perde quei 3-4 secondi, forse decisivi! E Vindex che decisamente perde le speranze di vittoria! Incredibile! Tutto da solo Vindex? Sì, era in testa con Ivan che cercava di passarlo all'esterno in curva 3. Purtroppo, forse troppo interno, Vindex ha perso l'anteriore. Non da Vindex, tra l'altro, non siamo mai abituati a delle cadute. Incredibile. Un pilota molto costante, molto preciso. Di solito non compie mai errori. Incredibile. Soprattutto su una pista dove davvero si era preparato in un modo impeccabile. Ha fatto la pole position, rifilando due decimi ad Adrian, quasi. E ha fatto una pole. Niente, le gare sono comunque. È già su Entry, Ivan, però. Confermava il punto forte di attenzione, però. All'ultimo settore. Attenzione, però. Che si può fare la differenza lì in quelle due. Attenzione, team. Fermi un attimo. Perché Ivan non è lontanissimo da Adrian. Non è chiusa la lotta per la vittoria. Vindex, purtroppo per lui, penso. C'è troppo lontano dai primi. Si giocherà il terzo posto con Andrew Vale. Per sua fortuna è caduto in un punto abbastanza lento. Però una caduta è forse troppo. Ma non sono veramente così lontani. Non è impensabile la rimonta. Non è impensabile con Hendrik che se la deve vedere con Valex. Mentre basta che c'è Neil. Non è chiusa. Forse neanche per Vindex, che sarà anche arrabbiatissimo. Matteggi è un circuito. Magari non sembra così tanto insidioso, però lo è. Bisogna fare molta attenzione
ai cordoli, perché non te perché anche l'aspetti. quando è caduto a me e a Luigi abbiamo fatto delle due cadute, una più stupida e bizzarra dell'altra, perché Non te l'aspetti. appena esatto, ti deconcentri un attimo, dici cazzo, ho sbagliato. Perché a volte, tipo, per Davide Giro, siamo esempio, al quarto, al quinto. dovremmo essere Al a metà gara, quinto, quinto. penso, sì. Ok. Tanti cordoli si possono prendere a moteggi, ma tanti no. E Però non è facile. il fatto è che magari in un giro tu prendi quel cordolo, il giro dopo lo riprendi e cadi. Va un po' a Infatti, random questa cosa. Quindi si fa un po' mentre. fatica a Mamma interpretare. mia, impressionanti. La cosa, Impressionanti. ecco lì, no, occhio perché Ivan è lì, Ivan è un Vindex secondo e ha già dato un manciata di secondo a metri. Henry. poi è un 29,9 attimo. di Ci sono un Ivan. sacco di Vindex! allunghi. È Vindex, sta dando tutto. Molto probabilmente non è neanche danneggiato la moto. Non so se è nel contatto con Ivan. No, ma non penso, non penso assolutamente. Si vede già ad occhio che Ivan è già più sotto ad Adrian, che arriva addirittura a quei 2 metri più lungo. Occhio! Occhio con Henry all'interno su Valex. Non si scambiano le posizioni Henry e Valex, ma rimangono lì, uno attaccato all'altro. Henry e Valex, che si stanno lottando. Stanno lottando per i punti in campionato. Nel campionato della pre-season. Sono attaccatissimi. Ed è un Eh sì. scontro, diciamo, abbastanza decisivo per rimanere davanti nella zona che conta della classifica, quella della Sprinter League. Tra l'altro, Quindi piccolo aneddoto, martedì abbiamo visto la vittoria del primo, tra virgolette, straniero, non italiano, del Mir, e a distanza di un paio di giorni potrebbe arrivare proprio la seconda nello stesso round. era Prima un mercoledì, tedesco, giusto? poi uno spagnolo, vediamo un po'. Era mercoledì. Noteggi, terra Era straniera. martedì, scusami, martedì. Moteci internazionale. Indigesta, è indigesta. Indigesta degli italiani. Eh sì, Vide anche la caduta di la cosa Valentino, ma prevede. occhio! Ma occhio! È lì, ormai è lì. Arrivano Mi nel suo tempo aspetto un da giro veloce Sudan di del Ivan, sesto giro, sinceramente. sono lì. Sono lì, Ivan è Stanno girando velocissimo. completamente ricuscito il distacco su Adrian. Vediamo se arriva il giro La veloce. Ricordiamo speranza per Vindex è che. 39,8 di Vindex. La speranza di Vindex è che comincino a lottare per E la Vindex, vittoria. Stanno fidati che ha girato forte anche lui, girando sicuramente fortissimo. Ivan è attaccato. Ivan è attaccato. Adrian che arriva sempre un po' più larghino qua. Altra traiettoria invece Pessimo giro. per Vindex e Ivan. Mentre Valex si mette davanti a Henry, lasciando una quinta posizione. E in sesta posizione troviamo Chanil sulla sua Ducati. Ormai ultimo terzo di gara. Saranno 4 giri fondamentali. Assolutamente non bisogna sbagliare nulla. E Adrian non lo stiamo vedendo al top. Sicuramente non ha i giri che può dare un Vindex, che può dare un Ivan. L'ha testimoniato anche questa rimonta del pilota napoletano sullo spagnolo. Era lontano abbastanza, penso all'incirca un secondo e mezzo. Tempo 2 o 3 giri, però è riuscito subito a ricucire. Vediamo dunque quando porterà l'attacco. Fossi Ivan, io aspetterei gli ultimi 2 giri, perché altrimenti Vindex rischia di tornare su. Però sai, basta un piccolo errore di Adrian che permetta l'ingresso di Ivan e si apre la lotta. È ancora lì, gli mette pressione, lo sta studiando per preparare un Eh sì. attacco, anche magari per non far arrivare l'index, sa Vale quella che giro darsi scorso. fastidio. Per me quella è la strategia. Ottavo giro. Quella Giro veloce di Vindex Vindex. 39,7. Sta martellando. Ci sta provando a Incredibile. tornare su. E in questo momento è tutto nelle mani sue e Davide, di Ivan, dopo questo che non deve passaggio. Ah! assolutamente attaccare Adrian. Sono vicinissimi! Sono attaccati! Sono attaccati! I primi due sono vicinissimi. Ci può Veramente provare con molto la vicini. CIA, ci può provare. Prepariamoci ad un attacco in basso a sinistra, vediamo se ci prova. Ecco che c'è Nick che passa. Davide, volevo farti una piccola domanda. Secondo te, per quanto riguarda Ivan e Adrian, vedere quei tempi in basso a sinistra di Vindex può mettere in un certo senso un po' di pressione psicologica?
Sanno che è lì dietro e quindi non gli conviene darsi tanto fastidio. Ci pensano, però all'ottavo di 10 giri non penso sia più un problema, perché girano pressoché 1 o 2 decimi magari più lenti rispetto all'indice, quindi non è più un problema. Nel frattempo gli invito è passato! A ecco Ivan! Ecco, è passato! Invito a venire da questa parte per quelli che saranno gli ultimi due giri. Io qua vedo benissimo, fidati che qua è perfetto. Ma qua c'è l'ultima... Di nuovo! Ormai è lotta aperta. Attenzione, perché Vindex potrebbe tornare sono su, qua! Eh? Sono qua! Con Adrian all'interno, ma c'è Ivan! Davanti che cerca di scappare! E Vindex è lì a pregare! Credo! Anzi, credo di no, però. Troppo lontano. Però attenzione perché Ivan può scappare. Da Ivan Adrian, può scappare. Attenzione. Ivan può scappare. Se l'ha ripreso può anche scappare. Ma non è facile. Vediamo. Vediamo. Vediamo spuntare da laggiù in fondo. Vieni sembrano qua, un puntino. Sembrano un puntino e basta. Ma è comunque vieni Ivan qua. Davanti. E Vindex ormai vede addirittura. Va Adrian all'interno su Vanex. Bellissimo sorpasso. Io mi guardo, non so dove andare. Vieni all'ultimo, vi fidati di me. Però da qua li vedo benissimo. Ma qua si vede perfetta l'ultimo chicane. Io da qua la vedo perché ancora meglio, fidati. Dire, no, no, hai dato tutto. Ha dato veramente tutto. Incredibile, ci ha provato, non aveva niente da perdere. Ha dato tutto. Guarda, al penultimo, all'ultimo. Penso penultimo. Cazzarola, ragioniamo in ottica ultimo, perché di solito non c'è andata bene. Quindi penso sia l'ultimo, dai. Secondo me è l'ultimo. Penso sia l'ultimo. Non saprei. Commentale come se fosse l'ultimo, male che vada ne facciamo un'altra. Ne faremo un'altra e li aspettiamo sotto la scritta Alpine Star per vedere sputare i primi due, Ivan e Adrian. Questo è l'ordine che va a sancire forse la classifica finale provvisoria. Ma no, c'è un altro. Non ci prendiamo mai. Adrian. Ancora meglio, ancora meglio. In questo momento è comunque il suo miglior risultato, secondo posto, ma è lì attaccato a Ivan. Ma non molla niente, non molla niente Adrian. In quest'ultimo giro, Vanex, Vanex, all'interno ce la fanno, oh Henry, tiene dall'esterno. Mamma mia. Nel frattempo al volo dalla chat... Salutiamo, vediamo un po', Nicolò, Lorenzo, Fegni e Mirko, tutti a dire che il spettacolo di gara è davvero un garone, ma ci siamo ormai, ci siamo. Mamma mia, ogni sorpasso è decisivo in questo momento, ho paura di vedere le scritte in basso a sinistra. Occhio, occhio perché spunteranno dalle tenebre del tunnel di Moteggi. Andri su Valex. Forse ne ha Ivan per andarla a vincere. Che lotta anche per il quarto posto, mamma mia. Vediamo. Chi uscirà dagli inferi? Come Enea con la Sibilla. La parola. Bastianini? Vediamo se incontreranno Anchise. Arrivano all'ultimo chicane. Corri va davanti. Andre che ci prova lo stesso, ma non ce n'è. Attenzione! È all'esterno! Si rimonta all'interno! Non ci posso credere cosa ho visto! Non ci posso credere! È Valex davanti! Incredibile! Non me l'aspettavo! Mi sono spuntati così con Henry che si è buttato all'interno! Punteggio pieno in precision per Ivan, secondo posto! Per Adrian, miglior risultato del pilota spagnolo del Mir, terzo, un grandissimo Vindex, forse quello che ne aveva di più, due cadute per lui, e poi davanti, anzi dietro di loro, Valex, pilota che sta crescendo tantissimo, che mette dietro di sé uno come Andri, che di esperienza ne ha sul nostro forum, sesto posto per Chanil,
Che gara, forse la migliore della stagione insieme a quella del Mugello. Eh sì, è andato Incredibile. veramente spettacolo stasera. Tantissime 39-7 comunque. emozioni, duelli. Gran gara, magra Che gara. consolazione per Michael che si prende il giro veloce. È una pole position. È una stra pole Tra l'altro ha fatto 3 position. su 3 di pole position, eh? Sì, ma Ivan Eh lancia un sì. segnale fortissimo comunque. Ivan c'è pronto a vincere anche nella Sprinter League. E vediamo chi sarà in grado di sconfiggere l'ormai praticamente imbattuto Ivan Gamer. Ricordiamo dunque appuntamento della prossima settimana, lunedì MotoGP 18, martedì primo round Qatar Talent League, giovedì trailer di quella che sarà la Sprinter League che avrà il suo debutto venerdì notte del Qatar, notte del primo round. Ne arriveranno altri 9 arrivando sino a Valencia e vedremo chi la spunterà. Ringrazio tutti i piloti che hanno partecipato a questa pre-season e che rivedremo dalla settimana prossima alle successive e faccio ovviamente i complimenti a chi ha corso oggi. Ringrazio tutti i ragazzi della chat che hanno osservato questo spettacolo di gara e ovviamente i due commentatori che mi hanno affiancato qui in cabina, il buon Leo e il buon Davide. Buonasera ragazzi, arrivederci. E È io stato rinnovo l'invito un alla piacere. settimana prossima. Quattro appuntamenti fantastici. Solo mercoledì ci si riposa perché i restanti giorni si dà del gas. Per questa pre-season è tutto. Ci vediamo direttamente settimana prossima. Talent League, Sprinter League, ci siamo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ah, tra l'altro, no, un attimo, prima di chiudere. Una cosa velocissima, scusate, me lo sono ricordato ora con questo ciao ciao. Io vorrei salutare Sutil Amos, che gli è successa una cosa un po' brutta, anzi, veramente dal Molto. punto di vista del morale, veramente brutta. Come saprete, il canale che gli è stato hackerato, diciamo, anzi, no, diciamo Ha hackerato, perso ha ogni tipo perso di tutto. video. Ha perso tutto. Noi siamo debitori per tante cose ad Amos. Tanto, tanto. E quindi siamo vicino e come voi speriamo di rivedere quel canale attivo e sicuramente se non sarà così lo rivedremo in altre vesti ma più forte di prima sicuramente. Un saluto da Mir. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao.